Salve a tutti, oggi voglio farvi vedere come solitamente faccio la mia valutazione per quanto riguarda il recupero di una costruzione in pietra a secco come quella che vedete alle mie spalle. Faremo un giro attorno alla struttura e vedremo punto per punto le condizioni reali e se è il caso di se ci sono i presupposti per poterla recuperare o meno. Seguitemi e andiamo a vederla. Cominciamo da qui allora. Vediamo la parte più intatta che si trova qui sulla sinistra e invece questo lato sulla destra è il lato più compromesso in realtà. Cresciuto anche in fico d'India. Sul lato lì vedete i conci della volta. Più o meno a un metro abbondante di spessore di muraglia. Lo spessore dei muri in questo caso è sopra un metro. E lì da quella parte si è riuscito a vedere dove ci sono le pietre lì qui sul lato, e il punto che è rimasto intatto è quello, la parte finale del muro. Tutto questo lato è crollato. Così a primo impatto posso dirvi che è recuperabile tranquillamente a livello di struttura. Basterà togliere tutte le pietre crollate e arrivare al primo filo di posa. Ovviamente per fare questo andrà consolidato tutto da quella parte. Andrà consolidato e bloccato, messo in sicurezza e dopodiché si comincia la ricostruzione da sotto. A livello strutturale di qua si può recuperare. Adesso andiamo. Da qui c'è la parte più sana. Vedete? Questa è la parte intatta. Recuperabile tranquillamente. Da qui su questo lato abbiamo un piccolo fornetto. Fornetto a legna, una nicchia che all'angolo crollato anche questo. Anche questo si può recuperare. Ovviamente quest'edera, dovessi cominciare a recuperarlo, sarebbe l'ultima che andrei a togliere perché adesso mi tiene le pietre ferme lì per impedire alcuni eventuali crolli in fase di ricostruzione. Questo è il forno. Guardate, sul lato ha ancora la malta originale, fatta di cacciopesto, calce e sabbia. Questo è l'interno. Questo piccolo forno è recuperabile a livello strutturale esternamente, però il riutilizzo vero e proprio è da vedere per bene dalle condizioni interne dei conci di tufo con cui è stato costruito, perché questo è stato costruito con i conci di tufo locali. Qui è una piccola raccolta d'acqua e questa è un'altra piccola stanzetta, probabilmente coperta con coppi e legno. Recuperabile anche questa, ovviamente tutta da consolidare e da ripristinare. Questo era un piccolo ricovero anche per gli animali. Diamo un'occhiata da sopra. Vedete? Lì all'angolo c'era una piccola mangiatoia. Qui c'è cresciuta della vegetazione sopra, che va ovviamente tolta tutta e poi fatta o con le classiche chianche come quelle che vedete in fondo.
o con un massetto battuto di cacio pesto. Qui invece siamo sul lato posteriore di tutta la struttura, dove da questa parte si vede comunque che è abbastanza compromessa. Compromessa, ma in realtà non si tratta di una struttura che non si può recuperare, almeno per quello che abbiamo visto al momento. Anche qui ha più di 1 metro di muraglia. Infatti, quelle che vedete lì dove si vedono i conci della volta, i conci di tufo che sono a vista, quello è il muro interno e da lì comincia comunque la volta. Queste sono liame salentine, che sono le classiche costruzioni in pietra con la volta a botte. Ci sono cresciuti gli alberi attorno. Chiaramente va tutto disboscato, ripulito. Come vedete, anche di là ci sono i conci della volta dell'altra piccola stanza che c'è a fianco. Ancora regge, quindi probabilmente sotto questo masso di pietre, mi aiuto con il bastone per questioni di sicurezza. Probabilmente ci sarà il primo filo di posa del muro posteriore. Una volta trovato quello, si può cominciare a ricostruire. Adesso andiamo giù a vedere l'altro lato. Comunque questo, anche se completamente crollato, l'interno della struttura regge e quindi comunque si può ricostruire. Questo è il lato. Se guardate lì sopra in fondo, vicino al fico d'India, c'è parte del muro laterale della costruzione che è rimasto in piedi. E quelle pietre che vedete sopra, un po' sistemate alla meglio maniera, probabilmente da lì c'era il passaggio del fumo del caminetto che è all'interno. Questa parte qua della costruzione è quella più compromessa, però finché quella interna è comunque in piedi, si ha la possibilità di poterla ricostruire. Ovviamente non è facile, però non è detto che non si possa fare. Andiamo di qua. Da qui c'è la scaletta che porta su. Di qua si vedono di nuovo i conci della volta, a più di oltre 1 metro di spessore di muraglia, spessore dei muri. Adesso vediamo di dare un'occhiata anche all'interno. Da qui la parte più compatta, facciamo un giro all'interno. Ovviamente la volta è diventata verde scuro per l'umidità che ha preso da sopra. Lì c'è un buco, la nicchia, ha un intonaco fatto di terra e sabbia. Questo è il caminetto. Traccia ancora di bianco perché questa era imbiancata a calce all'interno. Intonaco tutto fatto di terra e sabbia. Comunque, come vedete, la struttura internamente non è male. Completiamo il nostro giro andando fuori. Questo
questa è la parte più compatta, qui ci sono le scalette che portano su. Questa è un'altra stalla. Lì c'è la mangiatoia. Comunque a livello strutturale questa pure non è messa male, recuperabile. Le radici sono entrate dentro, ovviamente queste poi saranno tolte. Questa è la nicchia che c'è sul lato del forno, comunque di qua la struttura è ancora in piedi. Ecco qua. Con questo primo giro che abbiamo fatto di questa costruzione in pietra a secco abbiamo potuto vedere le condizioni reali della struttura. Per quello che ho potuto vedere io, osservandola su tutti i lati, sia dalla parte alta che dalla parte bassa, posso dirvi che secondo me questa struttura si può recuperare benissimo e quindi può tornare allo stato originale. Ovviamente questa è la prima fase, poi dopodiché comunque bisogna confrontarsi col tecnico e per poter avere i vari permessi per poterla recuperare, perché vanno comunque recuperate secondo i canoni e le restrizioni locali che ci sono per queste strutture. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Se volete dei chiarimenti o informazioni, potete sia scrivermi in privato che scrivere sotto nei commenti. Vi risponderò nel più breve tempo possibile. Potete anche dare un'occhiata sul sito www.pietrarustica.it per vedere alcune delle realizzazioni e dei recuperi di queste costruzioni in pietra a secco, anche per farvi un'idea di cosa si può fare e come vengono ripristinate e ristrutturate. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!